Gianfranco, basta l'acqua? Sì, sì, grazie. Sì, perché mi hanno detto di ricordare il nome di chi, anche il nome di battesimo. Pochissime battute, pregando la coordinatrice di interrompermi al quarto minuto. Io ammetto subito l'addebito, così Giulio è contento e felice. Io sono un iscritto individuale all'Alde, ma sono anche iscritto militante a un altro partito che è casualmente il Partito Democratico, ma è una, non è una sollecitazione divisiva, è semplicemente una constatazione. È una constatazione. Sono stato iscritto al Partito Liberale, e questo mi consente, visto che l'ottimo amico e maestro Enzo Qualunque è qua presente, ed altro la sua responsabilità quella di avermi in qualche misura battezzato largamente come forse il più giovane segretario di sezione del Partito Liberale negli anni 80, non volendo andare al passato, la citazione del congresso dell'81 mi ha aperto in qualche modo una finestra sulle motivazioni che mi indussero a suo tempo, vice dirigente del Partito Comunista, ad aderire a quel Partito Liberale che proprio nel congresso dell'81 aveva dato, come adesso ci troviamo anche, il frangente più o meno è lo stesso, aveva dato la possibilità di riconoscersi in quella prospettiva quanti ritenevano che in Italia era necessario colmare un vuoto di rappresentanza del mondo progressista e riformatore. Andando all'oggi, indubbiamente questo vuoto continua ad esserci. Ciascuno di noi, molti ci siamo incontrati, ci siamo incrociati in tante esperienze, nel mondo liberale, in quasi tutte le possibili iniziative, non ci incontriamo da qualche anno proprio sul rapporto che abbiamo con questa fase nuova che si è aperta, che Giulio magistralmente ha rappresentato e qualifica come sfascismo costituzionale, Enzo Palumbo più o meno allo stesso modo. Io e molti altri amici riteniamo invece che, forti anche un po' dell'approccio liberale, critico, dubitativo, conflittuale in qualche misura, riteniamo che invece il rapporto, e mi fa piacere che lo abbia ricordato Claudio prima, ma io non lo voglio collocare né con le vestali conservatrici della vecchia appartenenza, della tutela della Costituzione intesa come feticcio, né tantomeno voglio intrupparmi nel PD. E allora, se un ruolo i liberali possono avere oggi è quello di essere anima del conflitto, ma del conflitto critico, sempre tu lo avete scritto, ovviamente arriva a delle conclusioni che io personalmente non condivido, ma i punti di partenza, e questo è importante, so che sono gli stessi, apparteniamo allo stesso milieu, abbiamo le stesse letture e abbiamo un approccio rispetto ai problemi che per molti versi è assolutamente sovrapponibile. Allora, cosa impedisce a questa platea e a quanti amici ci sono in giro per l'Italia di trovare un punto di sintesi? Allora, ben venga l'iniziativa che è stata presa, grazie ancora ai due coordinatori, peraltro in modo europeo uomo-donna, spero che anche questa è stato un caso, anche questa, diciamo così, questa è stato che c'è l'uomo, questa è stato un caso che c'è l'uomo, sì. Ancora meglio, diciamo, ringrazio i coordinatori perché hanno consentito di cominciare a formare quello spazio. Allora, non so quale potrà essere lo sbocco e l'obiettivo di questo percorso. Io consegno comunque alla presidenza, al coordinamento, la missiva che Graham Watson inviò in occasione di un evento che è stato organizzato da Liberty League, che è un'organizzazione che è fondata da Valerio Zanone, che mi associo qua con la commozione che solo insomma uno può capire nel ricordare quello che è stato il fratello maggiore e un maestro per molti di noi, da quando appunto decisi di iscrivermi a quel partito, ma là non era l'iscrizione al partito, era l'adesione ad un percorso prima di tutto civile e culturale e poi politico del partito. E in quell'occasione Graham Watson ha scritto queste parole che io mi limito a leggere e poi lascio e mi scuso perché dovrò andare via per motivi personali. Da liberali sappiamo bene che di strade ce ne possono essere più di una, ed è per questo che il vostro essere nel Partito Democratico ha un senso, in quanto introduce elementi liberali di metodo e contenuto che possono avere frutti positivi. Quello che è auspicabile è una convergenza a livello europeo di tutti i liberali, riuniti in un gruppo, se non in un partito,
che possa lavorare per quelle riforme necessarie per rendere l'Unione Europea più democratica, più e solidale, al suo interno e più aperta verso l'esterno, più prospera e civile. Questo, ripeto, è non una posizione che qua chiedo che venga condivisa, ma è una posizione che è stata espressa dal massimo rappresentante dell'Unione Europea in Europa. Anche la preparazione al libro di dicendo che quello che sta succedendo è esattamente il contrario. Quello che sto dicendo è che i liberali si pongono rispetto ai problemi in modo laico, critico, e il richiamo a Nathan che è stato fatto in questa sede lo ritengo quanto mai opportuno, perché l'atteggiamento non può che essere pragmatico. In quella sede, è stato il 29 marzo 2014, perché qualcuno me l'aveva chiesto, ma è stato prima della lesione del PD al PSF? No, è stato dopo, questa forse una scritta dopo, riconoscendo che una, come dire, una possibilità di intervento liberale nelle realtà che sono tante è comunque sempre più utile che l'assenza. Quando prima si parlava appunto di dubbio o dissolvio, io credo che il problema dei liberali è il dubbio assolvere, cioè siamo sempre nel tentativo di assolvere qualsiasi scelta noi facciamo, sia quella isolazionista, sia quella di intervenire cercando di modificare le cose. Non è questa la sede per prendere delle decisioni di questo tipo, questa è la sede però per riconoscersi insieme tutti liberali che si ritrovano a livello europeo nell'Alde, ricordando, e concludo, con una sola chiosa, perché a me un altro addetto rispetto alla riforma costituzionale sono personalmente invece favorevole, con tutti i dubbi che non è qua il caso di sollevare, ma che invece potrebbe essere l'occasione di un confronto sul merito, partendo proprio dalle sollecitazioni di Giulia Colessi. Le sollecitazioni di Giulia sono assolutamente preziose, ma ovviamente tra liberali almeno ci si confronta, e quello potrebbe essere un'occasione utilissima. Dicevo, concludo con ricordando, come credo sia nota, ho finito, che l'ultima raccomandazione del Parlamento europeo e anche della Commissione è che alle prossime elezioni europee i partiti che si presenteranno devono essere partiti europei. Cioè, ci sarà il primo che sta cercando di fare. Perfetto. No, esiste la società europea, esiste la società europea. Assolutamente sì. Per cui muoversi in quella direzione che non contraddice quanto dicevo, nel senso che sono elementi di conflitto creativo e solo i liberali probabilmente possono provare a risolvere. Grazie, buon lavoro. Io volevo soltanto dire come la questione del PD è venuta fuori stamattina varie volte. Io e Francesca abbiamo scritto chiaramente nel nostro programma, e siamo stati votati per questo, che vogliamo cercare di creare qualcosa di alternativo a PD e ai conservatori. Appartiene al gruppo socialista nel Parlamento europeo, ha fatto una scelta, poteva entrare in ALDE, ha scelto di appartenere al gruppo socialista europeo. Vedo da non potete, comunque, quindi c'è un'alternativa. Sul fatto se poi iscritti PD possono iscrivere in ALDE, c'è una letteratura lunghissima, ci potrebbero essere degli ostacoli, però poi vedremo caso per caso, però si tratta sempre, scusate, di creare qualcosa di alternativo, perché altrimenti non staremo qui a perdere tempo. Quindi, questo è l'ultimo.